Arriva a Teramo il commissario per la ricostruzione Piero Farabollini. Prima di incontrare i sindaci del cratere, fa una puntatina con l'atterrato, tra le palazzine ater inagibili e transennate da 3 anni dopo il sisma del 2016. Ad attenderlo una rappresentanza di sfollati, sfiniti, anziani, molti di loro malati, fuori casa da tanto tempo e senza nessuna prospettiva. Signor Serafini, da quanti anni è fuori casa? Il 30 di ottobre fa 3 anni. E ancora pochine per i nostri comandanti. Lei ha anche una situazione familiare molto particolare. Sì, io ho la moglie malata di SLA dal 2011, intubata, a letto, non muove niente, solo gli occhi. E finché muoveva la mano, fino a qualche anno fa, con il dito insegnava sempre che voleva tornare a casa sua, faceva i segni. Siamo qui a Collaterrato, un quartiere di Teramo spopolato a causa del terremoto. 1070 sfollati ater. Dopo 3 anni la ricostruzione è ferma, forse sarà colpa degli inquilini. Il commissario Farabollini assicura che la sua presenza a Teramo non è l'ennesima passerella. La buona notizia è che il personale di comuni e ufficio speciale per la ricostruzione entro la fine dell'anno raddoppierà e presumibilmente le prime gru a Collaterrato dovrebbero arrivare a primavera del 2020. I problemi ci sono, perché questo ce ne rendiamo conto, perché se lei mi dice che dopo 3 anni la situazione è ancora così, è naturale che ci sono dei problemi, però il fatto e la buona volontà di essere qui questa mattina, sia da parte mia e il sindaco lo stesso, è proprio per cercare di risolvere questi problemi, una volta per tutti, vedere dove abbiamo trovato degli intoppi, perché altrimenti se non risolviamo degli intoppi non possiamo andare avanti. Nelle considerazioni che io ho fatto nel precedente articolo, dove appunto chiedo al presidente Marsili di chiedere scusa, è ovvio che il presidente Marsili si è trovato in una situazione che è la stessa che ho vissuto io nel momento in cui sono diventato commissario, a ereditare un percorso che non era magari, per il nostro modo di ragionare, magari non era quello che avrebbe potuto permettere una velocizzazione. Non sfugge alle proteste degli sfollati ater anche il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Il primo cittadino ha ancora una volta richiesto al governo che le regole sulla ricostruzione del centro Italia cambino passo, altrimenti sarà difficile ricostruire. Gli inquilini sono sfiniti e Farabollini in fondo dice sempre le stesse cose. Ma dove andremo a finire? Ma la posizione degli inquilini non solo è comprensibile, giustificabile, ma è assolutamente, diciamo così, condivisibile proprio nel merito. Sulla ricostruzione pubblica c'è poco da aggiungere, bisogna modificare le leggi, bisogna modificare le norme che riguardano il cratere sismico del centro Italia, perché si continua ad agire con norme ordinarie in una condizione di straordinarietà, di gravità. Il nuovo governo e il commissario su questo deve essere assolutamente dalla parte dei cittadini e dei comuni, di chi chiede la modifica delle norme, devono essere, le norme stesse devono essere semplificate. E mentre si discute, si progetta, si protesta, tra gli sfollati ater di Collaterrato aumentano i casi di malattie e di morte, il 10% in più di decessi negli ultimi 3 anni.